Ah, vedi, cominciamo così. Accomodati, Marina. Grazie. Non siamo entrate con l'opera? No. Beyoncé va bene. Ti senti più... Allora, abbiamo detto lei era rock, tu come ti senti? Più rock, più pop, più... Dipende dal giorno. Eroina tragica. Oggi come ti senti? Rock. Bene, mi fa piacere. Ti raccontiamo la tua storia, la storia delle tue di Lorenzo, che è di Lorenzo che i nostri spettatori di tutto il giorno conoscono, direttore d'orchestra, ma anche di... Li colleghiamo Milena Viotti, collegata da Monaco di Baviera, e di Alessandro Viotti, collegato da Lione. Eccolo, li abbiamo riuniti. Figli di un grande direttore d'orchestra, sì, bellissimo, benvenuti, benvenuti fra noi. E la storia ce la racconta Giovanna Savini. Quando si nasce con la musica classica nel sangue, con un modo non convenzionale di vivere la musica, è il caso della dinastia Viotti. Lorenzo, classe 1990, un passato da percussionista nella Filarmonica di Vienna, oggi direttore d'orchestra, nato in Svizzera da famiglia italo-francese, a soli 32 anni e tra i protagonisti più talentuosi della scena musicale, conteso dai teatri più prestigiosi, seguito sui social come una rockstar. Figlio d'arte, suo padre Marcello, direttore d'orchestra, è scomparso prematuramente nel 2005 a 51 anni. Pochi mesi prima di dirigere la Traviata al Festival di Salisburgo, quattro figli avuti da Marie Laurence, violinista. Marina è la primogenita, 36 anni, mezzo soprano. Sul palco ama stupire, mischiando generi diversi, sperimentando, salutando il pubblico con la frase «Have a good night». Alessandro e Milena sono i più giovani della famiglia. Suonano entrambi il corno, lei nella prestigiosa opera di Stato di Monaco di Baviera, lui a Lione. Quattro fratelli, molto uniti, condividono passioni, vacanze e in un futuro non troppo lontano, chissà, potrebbero salire su un palco insieme, nati a teatro, coltivando l'amore per la libertà e la libertà di fare ciò che desiderano, più che un talento, una specie di eredità, o meglio, un dono. Ma che meraviglia! Ci pensi a papà quando vai in scena? Non è possibile non pensarlo. Sì, tutte certo. Le volte? Tutte le volte. Cioè, tu prima di entrare, insomma, proprio sul palco, il tuo primo pensiero è per Marcella? Forse non è il primo, perché c'è anche la concentrazione, tutte le cose, cioè... però ogni tanto anche mi succede quando canto una bella frase, non so, passa così, come un angelo. Molto bello. Marina, peraltro, sei appunto a teatro con l'Alceste, nell'Alceste, che è un'opera di Gluck, un'opera settecentesca, sei una donna che vorrebbe dare la propria vita per il proprio marito, no? Perché si dice vorrei morire per te, nell'opera accade, può accadere, no? Che lei decida, sono gli inferi, poi arriva Ercole, eccetera, eccetera. E cioè, che cosa ti ha dato questo personaggio? A me piacciono le donne forti all'opera, perché non è sempre così, ogni tanto sono donne vittime del loro destino. Quindi questa donna è più comune di avere l'uomo che si sacrifica per la sua donna. Quindi essere questa donna forte, guerriera, con questo amore tanto grande che si sacrifica per il suo marito, mi piace, perché è più facile anche per me di avvicinarmi a questa donna. E quindi sì, mi ha dato... era un challenge vocale, un challenge al personaggio. Sì, e quindi adesso mi sento... anche più diversa come artista, mi ha dato tanto... Sì. Sì, sì, era un'esperienza primordiale nella mia carriera, penso. Questo personaggio di tragedia, perché io faccio sempre comic, quindi sì, era perché interessante. Perché fa parte del tuo carattere, ce lo senti più vicino al tuo carattere, la parte brillante anche. Sì, sì, anche, ma penso che dentro di me ci sono le due, e adesso ho potuto andare un po' su questa cosa più profonda, che mi piace tanto. Torniamo alla vostra infanzia. Allora, Marina è cornista e anche Alessandro. Milena è cornista, sì, e anche Alessandro. Sì, sono due biondi, due cornisti della famiglia. Milena, perché il corno fra tanti strumenti nell'orchestra? Perché è difficile da dire. Per me era un'evidenza. Quando ho 4 anni,
scusa per il mio italiano, ho parlato tedesco tutta la giornata. Dunque, veramente il corno era un amore del da quando sono quattro già. Dunque, non posso spiegare, nessuno sa perché, ma è così. Lei l'ha scelta quando aveva quattro anni. A quattro anni? A quattro anni ha scelto, cioè, questo strumento. Ha indicato l'orchestra, sì. Perché voi giravate con papà anche, come... Sì, siamo una famiglia un po' speciale perché il padre ha sempre preso tutti noi, quattro bambini, la madre e i valigi, tutto insieme con lui quando era lontano da più di una settimana. Era il deal della mia madre e il mio padre insieme e quindi abbiamo viaggiato, abbiamo fatto questi viaggi nel mondo e... E quindi avete mantenuto solida e unita la famiglia in un modo molto contemporaneo, perché se no il padre se ne va e lascia la moglie con i bambini, invece molto giusto, molto contemporaneo, e poi voi avete utilizzato questo dono musicale per andare avanti, forse anche nel nome di papà. Alessandro, cosa ricordi della tua infanzia? Come andava, come andavano i viaggi con papà? E a scuola come facevate? Era magnifico, fantastico. Mi spiace, io non parlo italiano. Era fantastico, magnifico. Questi viaggi, ne ho dei ricordi straordinari. Con la scuola ci organizzavamo, i presidi erano gentili, ci mandavano i compiti, noi viaggiavamo. Io ho dei ricordi fantastici con tutta la famiglia, all'opera, al conservatorio. E poi questa vita familiare così ricca. Sono dei ricordi magnifici. Sono dei ricordi magnifici. Ecco, Guglielmo notava la bellezza della famiglia. Tutti. Ma lui. Ma diciamo così, c'è una sorpresa per tutti voi, perché vostro fratello Lorenzo, che sta adesso a Vienna, giusto? Non so più. Credo a Vienna, dirigendo l'orchestra. Jessica già comincia a palpitare. Sono tutti emozionati qua già. Tutti emozionati. Vi manda un messaggio. Vai. Ciao a tutti, carissima Serena. Come stai? Ma soeur chérie, je t'embrasse très fort. Sono a Vienna adesso. Molto triste di non essere con voi. Marina, sono molto molto orgoglioso di te. Tu sei una cantante incredibile, una sorella fantastica. Un abbraccio grande e a presto. Ciao. Ah. Che meraviglia. L'adoro. Però, Cosa è, insomma, quattro musicisti. Litigate mai su qualcosa? Certo. Su cosa? È la musica. Davvero? Ma non siamo sempre d'accordo. Ma non è che ci litighiamo, è più che non siamo d'accordo. E anche siamo francesi, quando amiamo il debat, abbiamo queste cose di parlare per condividere. Abbiamo un WhatsApp group. Però come si chiama il gruppo di WhatsApp? Ah, se te lo dico non capisci. Kai Unima, c'è tutta una private joke dentro di noi. Come? No, è un sbaglio che abbiamo lasciato, è un private joke dentro di noi. Ma è la famiglia e quindi parliamo di tutto. E quando state, che ne so, in vacanza insieme, perché so che trascorrete spesso vacanze insieme, chi è che decide che musica ascoltare? Milena? Dipende. Normalmente ascoltiamo la musica classica, ma non sempre, facciamo un giro, se il viaggio è lungo, facciamo sempre, da quando siamo bambini già, era sempre diversi. Alessandro, la cosa più buffa che avete fatto insieme, tutti e quattro, Alessandro, siete anche un po' italiani, diciamo la verità, perché degli zii, però sì, sono italiani, giusto? Cognome italiano. Alex, non ti ascolto. Non lo so, proprio non lo so. Cosa abbiamo fatto di così strano? Strano. Di buffo. Divertente. Marina, hai un'idea? Di buffo. Marina, hai un'idea tu? Io non ricordo. Io ho cose fatto buffe. Una cosa molto buffa con Lorenzo non tanto tempo fa. Cioè? Che lui mi ha detto, perché io odio notare. Io odio notare. Era buio in Svizzera e mi dice: se tu vai a questo. C'era una bue, non so, un yacht. Se tu vai di là, adesso, io ti do soldi. Ho fatto, va bene, vado. E sono stata tutto con il vestito a nadare, tutta la gente mi guardava così. Cioè, ti sei tuffata in acqua vestita? Brava. Sì.
nel lago di Losanna. Come sfida per tuo fratello? Sì, perché lui hai preso? I fratelli sempre adorano sfidarlo e quindi io ho un onore e lo faccio. Ma ti ha pagato poi? Sì, mi ha pagato. Quanto? Non posso dire. Per un vestito rovinato? No, non era rovinato. No, no. Alessandro, voi non siete per niente competitivi o ti capita o vi capita, non lo so, di voler diciamo, alzare il livello tra di voi? Ah sì, lo sport. Beh sì, molto spesso. Ci piace sfidarci spesso, ci spiace molto, però è sempre positivo, però siamo molto competitivi noi due fratelli, però anche con le sorelle, con lo sport, anche le sorelle fanno tanti sport e quindi ci piace molto sfidarci, soprattutto nello sport. Sì. Va bene, allora l'ultima domanda che ti faccio, Marina, è: so che sia te, tuo fratello Lorenzo, che è venuto qui da noi in studio, anche gli altri due fratelli, siete giovanissimi, belli, intelligenti, simpatici, di una cosa per invitare un ragazzo ad andare all'opera. Non a questa, qual è secondo te una? Non necessariamente all'Alceste, ovviamente. Ma no, per me è come andare al cinema. Ci sono film che ti piaceranno, altri no, ma se non vai, non lo sai. Brava. Quindi devi andare con un cuore aperto e vedere. E adesso Marina ci fa un regalo, perché tra le donne forti che lei canterà, ama interpretare, sì. Certo, caro. Wow! Ti piace Carmen? È bravissima. Vai. E al pianoforte c'è il maestro Sergio La Stella. Grazie, la seguidilla, Carmen. Volevo chiedere. Siamo felici di aver portato i Viotti. Ma grazie, perché la famiglia è tutta la mia vita, veramente. Che bella che sei. E davvero la famiglia e la musica, perché noi ce lo diciamo spesso in questo studio, la musica e l'arte è un elemento di grande unione, di condivisione, perché è un linguaggio universale che ci dovrebbe rendere